Ciao a tutti, oggi è ancora un video dedicato ai rimedi naturali. Ho deciso di mostrarvi come preparo io il mio scrub per eliminare i punti neri. È un scrub davvero facilissimo e potete anche farlo, io vi consiglio una volta o due volte a settimana, se non potete, almeno una volta a settimana. E noterete subito dalla prima volta dei miglioramenti e poi vi lascia la pelle liscia liscia liscia, è veramente molto piacevole, io lo faccio davvero spessissimo e spero che questo video vi piaccia. Vi lascio alla ricettina e vado in bar. Ciao! Ecco gli ingredienti per la preparazione dello scrub. Ci servirà miele, succo di limone, olio essenziale di tea tree oil e zucchero. Quattro ingredienti, facilissimo. Passiamo alla preparazione. Eccoci qui, pronti a preparare il nostro scrub. Allora, iniziamo col mettere nella nostra ciotolina 4 cucchiaini di zucchero. 1 Dopodiché andremo a mettere il miele. Allora, iniziamo con un cucchiaino. E un altro cucchiaino. Due. Iniziamo ad amalgamare questi due ingredienti insieme. Dopodiché metterò un po' di limone, così sarà più facile amalgamare tutto. A sciogliere bene il miele, poi dipende da voi, potete anche sciogliere il miele in a bagnomaria, così vi risulterà più facile amalgamarlo. Io questa volta non l'ho fatto, però potete tranquillamente farlo. E quindi abbiamo messo per il momento 4 cucchiaini di zucchero, poi 2 cucchiaini circa di miele e un po' di succo di limone, poi vi regolate voi in base al a piacimento, insomma, a occhio. Vedete? Sta venendo proprio benissimo. Questo scrub va benissimo per i brufoli e per i punti neri. I punti neri sono fastidiosissimi, ma anche i brufoli, e colpiscono un pochino tutti, sia donne che uomini, ma soprattutto nel periodo adolescenziale. Praticamente la pelle presenta tanti follicoli nei quali si va da depositare il grasso prodotto dalle ghiandole sebacee, otturando così il follicolo e generando i brufoli. E la stessa cosa sono i punti neri, si formano così come si forma il brufolo, solo che il grasso, che una volta che si è accumulato nel follicolo, viene ossidato e assume il classico colore nero. Quindi, per evitare tutto ciò, noi possiamo fare sia questo scrub che vi sto proponendo, io lo faccio anche due volte a settimana, sia la maschera che vi ho già pubblicato, e vi consiglio comunque di abbinare le due cose perché sono naturali e ottime davvero, poi con ingredienti che abbiamo tutti in casa e sono facilmente reperibili. Fatto questo, andiamo ad aggiungerci
il 3 gocce di tea tree oil, che io sto usando tantissimo perché veramente questo olio ha un potere magico. io dico sempre così, è ricchissimo di proprietà, fa bene alla pelle, fa bene ai capelli, va benissimo contro il raffreddore, veramente ha tantissime proprietà. Poi se mai, se volete un video dedicato al tea tree oil, me lo scrivete nei commentini e ve ne parlerò. Ecco qui, adoro il profumo del tea tree oil. Ecco qui il nostro scrub, semplicissimo. Allora, che cosa ho usato? 4 cucchiaini di zucchero, circa 2 cucchiaini di miele, oppure 3, regolatevi voi, del succo di limone, sono andata a occhio, e 3 gocce di tea tree oil. Ecco qui, è pronto. Allora, una volta pronto lo scrub, andate a massaggiare delicatamente sul viso, soprattutto nei punti da trattare, che possono essere il naso, il mento, lì dove si formano più punti neri, e dopodiché, per qualche minuto massaggiate, dopodiché andate a sciacquare con acqua fredda questa volta, e dopo potete mettere una crema idratante. E niente, io spero che questa ricettina vi piaccia, ve la consiglio perché oltre a essere semplice è davvero formidabile. Se la provate, scrivetemi tutto nei commentini e fatemi sapere se vi è piaciuta. Io vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!